Ci sono diverse misteriose costruzioni rocciose sul pianeta, ma è probabile che una delle più enigmatiche si trovi in Giappone. La Masuda no Iwafune è un misterioso monolite di provenienza sconosciuta che lascia perplessi i ricercatori. Questa struttura, nel corso dei decenni, ha creato polemiche all'interno della comunità scientifica, per la sua forma misteriosa e ovviamente per la sua provenienza. Ma di per sé, la città in cui si trova è già un enigma. Asuka si trova all'interno del distretto di Takaichi, nella prefettura di Nara. È un grande centro storico con una storia molto antica. Le origini del villaggio risalgono tra il 250 e il 552 d.C. Un'epoca caratterizzata da insoliti tumuli funerari a forma di chiave circondati da fossati. Oggi il villaggio è conosciuto per le varie pietre di granito scolpite in forme davvero sorprendenti. Ma senza dubbio quello che spicca di più è il Masuda no Iwafune, comunemente noto come la nave di pietra di Masuda. Al momento non ci sono informazioni su questo monolito di 11 metri di lunghezza, 8 metri di larghezza e 4,7 metri di altezza, per quasi 800 kg di peso. La nave di roccia di Masuda è stata al centro di una grande controversia per l'archeologia. Si trova sulla cima di una collina. La sommità è completamente livellata e presenta due fori quadrati di 1 metro preciso, con una linea di colmo parallela ad entrambi i fori. La sua base ha rientranze simili a un reticolo che, secondo i ricercatori, potrebbero essere collegate al processo utilizzato dai costruttori per appiattire la roccia. A tutt'oggi non vi è alcuna indicazione che riveli l'origine della roccia, né chi l'abbia scolpita, né se si trovasse sulla collina o se vi è stata trasferita in seguito, ma ci sono alcune ipotesi che cercano di chiarire l'origine dello strano monolite. Ad Asuka ci sono alcuni templi e santuari buddisti, il che suggerisce che questa opera possa essere opera dei monaci, sicuramente come scopo religioso o cerimoniale. Lo svantaggio principale di questa ipotesi è che Masuda no Iwafune non assomiglia affatto allo stile di costruzione utilizzato dai buddisti in nessuno dei loro periodi. Un'altra ipotesi deriva dal suo stesso nome, nave di roccia di Masuda. Si stima che la roccia sia stata scolpita in onore del lago Masuda, le cui rive erano a suo tempo nelle vicinanze, oppure poteva essere un osservatorio astronomico. La teoria più popolare è che fosse un punto di osservazione per gli astronomi. Quando si guarda la linea di cresta che attraversa l'intera cima della roccia, è evidente che è parallela alla cresta del monte Asuka. Allo stesso modo, si allinea con il tramonto del sole durante l'inizio della primavera. Questo giorno era di grande importanza nel calendario lunare, soprattutto per i primi agricoltori del Giappone, poiché era così che sapevano quando era iniziata la stagione agricola. Nonostante le diverse prospettive che supportano questa ipotesi, è stata rifiutata dai ricercatori che non riconoscono la roccia come una stazione di osservazione astronomica. Gli storici hanno affermato che è più probabile che sia solo una parte di un'antica tomba destinata alla famiglia reale. Sebbene sia una teoria che può essere presa in considerazione, ciò non spiega in ogni caso la sua forma insolita. Allo stesso modo, in anni di esplorazione non furono mai trovati resti umani nelle sue vicinanze. A rendere ancora più curiosa la storia di questa pietra, c'è un'altra roccia in Giappone che ha delle somiglianze con essa, il megalite di Ishi no Oden. Questa roccia misura 6,45 metri di lunghezza, 5,7 di larghezza e 4,45 metri di altezza. Ha creste molto simili sui lati, anche se non presenta fori visibili, ma i ricercatori ammettono che si trovano sotto gli alberi, in alto. Oggi questo monolite è usato come santuario per la divinità shintoista Oshiko Jinja. Ma come Masuda non si sa chi lo abbia costruito o per quale motivo. Per alcuni,
il monolite ha una somiglianza con la storia di Utsuro Bune, il cui concetto sarebbe nave vuota, le cui narrazioni derivano da tre scritti del 1800. Il mito racconta che un oggetto sconosciuto apparentemente sia arrivato nel 1803 nella provincia di Hitachi, sulla costa orientale del Giappone. Nell'oggetto enigmatico c'era un adolescente tra i 18 e i 20 anni con la pelle bianca e caratteristiche fisiche diverse da quelle dei giapponesi. I pescatori la portarono nell'entroterra per indagare ulteriormente, ma la ragazza non fu in grado di comunicare in giapponese. In seguito, i pescatori riportarono lei e la sua barca in mare e lei se ne andò. Mentre i ricercatori continuano a studiare la roccia, sembra che ogni sforzo per giungere ad una conclusione sia vano. Nessuna prova definitiva è stata trovata per rivelare per chi o per cosa è stato costruito. L'unica cosa certa è che questi monoliti suggeriscono che una civiltà precedente, sicuramente molto evoluta, così come in altre parti del mondo, occupasse quest'area del Giappone.